contratto di servizio prevede tutta una serie di cose che riguardano le donne, riguardano il racconto corretto delle donne, riguardano la cura dell'immagine femminile e anche diciamo, il contrasto alla violenza contro le donne. Il contratto di servizio prevede anche, ed è questo di cui vi vorrei parlare perché è molto interessante, contiene anche l'obbligo per la RAI di pubblicare annualmente il cosiddetto monitoraggio sulla presenza delle donne e sulla figura femminile nella RAI. L'ultimo che abbiamo è del 2019, è stato redatto dall'Osservatorio di Pavia su 1100 trasmissioni e 11 generi differenti, quindi chiaramente voi potete capire un numero, una mole piuttosto elevata, anche se non si tratta chiaramente di tutto il palinsesto RAI. La percentuale, vi do una serie di dati per farvi capire appunto le luci e ombre di cui parlava anche Silvia, la percentuale di trasmissioni in cui c'è stata una palese violazione della dignità delle donne e dell'identità di genere, dunque anche diciamo combattute e senza prese di posizione da parte di chi conduce il programma, quindi dei responsabili, in realtà è abbastanza bassa perché si tratta dello 0,3% dei casi, diciamo a seconda degli aspetti, parliamo di 3 trasmissioni o 5 trasmissioni. Però dov'è che c'è una violazione palese del contratto di servizio? C'è sulla presenza, sulla qualità della presenza delle donne. Vale la regola anche in RAI, vale la cosiddetta regola del terzo. Cosa ci fa capire questo? Ci fa capire, e questo lo scrive l'Osservatorio di Pavia, non lo dico io, che il profilo dominante nella programmazione RAI è un uomo adulto, eterosessuale, di estrazione borghese, di etnia occidentale e di religione cattolica. Questo dato fa sì che si mettano in luce due cose interessanti. Una che nel 2018, quindi nel precedente osservatorio, che invece era stato redatto da Roma 3, le donne rappresentavano molto più degli uomini il nuovo immaginario televisivo. Nel 2019 il dato quindi di questo immaginario nuovo portato più dalle donne che dagli uomini però si ridimensiona moltissimo e riguarda soltanto la sfera religiosa e quella della abilità o disabilità. Che cosa significa quando ai vertici di un'azienda editoriale come la RAI o in un grande giornale non ci sono donne? Allora, io non ho mai creduto che il fatto di essere una donna significhi necessariamente portare l'acqua al nostro mulino, per usare un'espressione poco professionale, nel senso che non è detto che una donna sia sensibile alle tematiche che riguardano le donne, non è detto che adotti il linguaggio di genere, non è neanche detto che sia sensibile alle tematiche che riguardano la promozione della parità di genere. Ce ne sono tanti di esempi in questo senso. Certamente però una cosa la dobbiamo dire, che più sono le donne che arrivano a dirigere o arrivano quantomeno ad avere dei ruoli di gestione e di direzione, più è alta la possibilità che tra queste ci siano delle donne sensibili alle tematiche, che quindi possano in qualche modo, come diceva Silvia, dare spazio, come diceva anche Mimma, dare spazio alle tematiche che sono oggetto del position paper. Ci sono una serie di strumenti anche interni. Allora, il grande intuito, una delle persone che ha avuto più intuito da questo punto di vista è stata la ex presidente della RAI, Anna Maria Tarantola, che è stata presidente tra il 2012 e il 2015, che proprio in quegli anni ha voluto ed ha firmato di suo pugno una policy aziendale in materia di genere che fa riferimenti veramente abbastanza puntuali sia alla presenza delle colleghe all'interno dell'azienda nei settori apicali e quindi diciamo anche dando anche degli input per quello che riguarda le selezioni del personale dirigente, dicendo che ci devono essere sempre presenti delle donne quando si prende in considerazione una nomina, ma poi insomma
favorire la maggiore presenza delle donne all'interno dei programmi di informazione e di intrattenimento, fornire strumenti di conoscenza, riflessione e approfondimento per prevenire e contrastare la violenza sulle donne, e evitare, sempre nell'ottica del rispetto delle dignità umane, ogni forma di volgarità, eccetera, eccetera. Lei è anche quella che molto, in modo molto rivoluzionario, anche eliminato Miss Italia dalla programmazione Rai, che però purtroppo poi l'anno scorso è stata reinserita dal nuovo presidente. La Rai si è dotata, grazie alla CPO Sigrai, che l'ha scritto, condividendo il testo con la CPO Rai, un codice antimolestie, che è il primo che è stato adottato all'interno di un'azienda editoriale, che ora finalmente vedrà, il suo vero compimento, perché a giorni dovrebbe uscire il bando per una consigliera di fiducia, che dovrà poi svolgere appunto il ruolo di occuparsi all'interno dell'azienda del tema delle molestie. Ieri la Rai ha presentato un vasto programma riguardante il 25 novembre, con tante prese di posizione che noi ci auguriamo non si limitino soltanto ai giorni appunto che stanno per arrivare, a domani, dopodomani, le giornate che la Rai ha deciso di dedicare alla violenza contro le donne. Ne siamo comunque felici, perché finalmente per l'intera giornata di domani la Rai darà conto sia attraverso gli approfondimenti, ma anche insomma a livello simbolico, utilizzando alcuni simboli, alcuni piccoli spot della tematica che ci sta particolarmente a cuore. Staremo a vedere quali saranno i risultati e se veramente saremo tutti e tutte all'altezza del tema che siamo chiamati ad affrontare. Io intanto...